comune. Ci sono responsabilità del passato su cui personalmente non voglio entrare nel merito, c'è stata una commissione d'inchiesta della regione, ma vogliamo guardare avanti. Abbiamo sempre detto, sia io che il presidente Marrone, che volevamo discontinuità, e questa discontinuità da oggi parte con la massima attenzione per chi abita nelle case popolari, che sono in una situazione di degrado che non sono degni di una città come Milano. Abbiamo valutato che la scelta migliore può essere quella, e su questo lavoreremo, dandoci un tempo limitato, massimo 2 mesi, di una società di gestione delle case popolari congiunta, regione e comune. Dall'altro, contemporaneamente, abbiamo deciso, proprio per dare un segnale di concretezza, oltre che di discontinuità, di fare un investimento straordinario comune sulle case popolari, a quantomeno per quanto riguarda la manutenzione ordinaria. Quello che voglio sottolineare però è che se si vuole o se qualcuno vuole farci litigare sui temi istituzionali che riguardano tutti i cittadini, pur con le differenze politiche che abbiamo, ci sono dei temi su cui vogliamo trovare nell'interesse della comunità, della città di Milano e della comunità lombarda, quella che è la soluzione migliore. Parlo di Expo, parlo di Aler e parlo anche dei trasporti pubblici.